Ciao a tutti. Allora, prima di iniziare voglio dire il perché, anzi voglio dare la spiegazione sul perché di questo titolo, che magari per uno che non guarda poi il video può risultare strano, può essere frainteso. Dico questo non perché Livorno meritava di vincere, no, perché secondo me il risultato più giusto può essere il pareggio che giustamente è venuto fuori. Ma lo scrivo perché? Perché, anche se chiaramente non sono un veggente, non so come poteva poi andare la partita, diciamo che rimane, almeno a me, mi è rimasto un po', diciamo, a gola, tra virgolette, il risultato perché il Livorno ha sbagliato i rigori, per chi non lo sapesse, ma penso che chiunque lo sappia. E un'altra volta, vabbè, come ha ritirato e poi se nel caso ne parleremo dopo su come ha tirato i rigori, eh. Quindi ho scritto questo solamente per il semplice fatto che, poi ripeto, non so come poteva andare la partita, ma sicuramente se facevamo quel gol, chiaramente sbloccavamo la partita e almeno fino a quel momento eravamo in vantaggio. Se poi la partita andava così, vincevamo la partita, ecco, se poi no, non ne venivano fuori altri, ecco. Quindi è questa la motivazione del titolo, ecco, di questo video qua. Mi sono sentito di scriverla così. Comunque, finiamo questo discorso. Niente, vi dico come sempre il mio parere sulla partita, ripeto, il mio parere, quindi non è detto che sia corretto. Comunque, allora, come ho già detto prima, secondo me è il risultato giusto con quanto visto sul terreno di gioco, perché come magari Luca si può dire, ma noi alla fine si poteva fare go e mi è andata bene che il portiere ha fatto il miracolo. Ringraziamo Mazzoni, parentesi. È vero, però allo stesso tempo noi potevamo fare gol sul rigore che si è sbagliato, quindi se si va a vedere l'occasione, secondo me quelle più plateali si equivalgono anche queste, e se si va a vedere tutto il resto della partita più o meno a livello di occasioni credo che il discorso sia uguale. Quindi secondo me è il risultato più giusto. Per quanto riguarda la prestazione di Livorno, io credo che tutto sommato se si va a prendere diciamo, i fattori, quelli un po' più importanti che possono aver condizionato la partita, in primis secondo me il campo. Secondo me Livorno ha fatto una partita, una prestazione sufficiente, né più che sufficiente, nemmeno mediocre, perché sì, è vero che a volte potevi far meglio, ma a volte magari conoscendo Livorno potevi far peggio e rischiavi di far peggio, quindi a volte Livorno ha fatto bene, a volte l'ha fatto male, quindi secondo me è una prestazione sufficiente, soprattutto, ripeto, dato anche il discorso campo, che ok, è vero, decide anche la Lucchese ha giocato col campo, sì, siamo d'accordo, però magari, a parte che in primis parlo del Livorno, però magari Livorno ultimamente, ha provato anche a fare qualcosa alla sua terra con le azioni e oggi col campo così era quasi, anzi decisamente quasi impossibile, so che non è corretto dirlo, farlo, ecco. Quindi questa cosa secondo me ha influito parecchio su tutte le squadre, ma parlando di Livorno, ha influito parecchio sul gioco almeno del Livorno. Quindi cosa voglio dire con questo? Che Livorno era obbligato a fare lanci lunghi, classici lanci lunghi che io sinceramente non sopporto, ma che oggi capisco che era l'unica cosa da fare. Quindi se si va a analizzare tutto, secondo me il Livorno ha fatto una prestazione sufficiente. Parliamo dell'occasione. Allora, in primis, anzi, voglio parlare esclusivamente di questa, perché è quella più plateale, perché di per sé poi Livorno, a parte sempre un tiro deviato, fra l'altro difensori di Maritato. Però credo, sono andati bene a memoria, credo che poi non abbia avuto quelle grandissimissime occasioni in cui magari poteva far meglio, il portiere ha fatto il miracolo, il portiere avversario. Non mi sembra. Voglio parlare della cosa, dell'azione, dell'occasione più plateale che ha avuto, ovvero quella di rigore, sbagliata ancora una volta, purtroppo l'ha meritato. Allora, se si va ad analizzare tutto, viene fuori una cosa strana, nel senso, allora, secondo rigore consecutivo sbagliato da Livorno. Secondo rigore consecutivo sbagliato da Maritato e secondo rigore consecutivo tirato così in maniera uguale. Io penso che se si vada a prendere le misure, il tiro era uguale identico e la posizione del pallone dove andava a finire, la direzione era uguale identica. Allora, io ci rido, però in quel momento mi ha fatto parecchio innervosire perché. Perché? Allora, innanzitutto, a prescindere che con il campo strasciutto, i rigori sì sono brutti da vedere. Uno, seconda cosa. Campo sì, no? Come ti può permettere di tirare rasoterra o semi-rasoterra sapendo che se magari non ci dà la dovuta potenza, quello ti pare, magari il pallone si può fermare? Terza cosa, perché? No, allora, vi do la verità. Avrei preferito alla grande
Se Maritato avessi tirato una bomba e l'avessi tirata in piccionaia, tanto sbaglia per sbaglia sbagli, quindi. Ma almeno, cioè, in quelle occasioni penso che te lo insegnano, tra virgolette, eh. Io sto parlando, sì, mi rendo conto che sia lui lì, vuol dire che è calcisticamente almeno valido per poter giocare lì, mi auguro. Comunque, penso che te lo insegnino alla scuola calcio, che magari quando il campo è molto semmo di tira forte. Ma perché? Perché allora, uno, se la becchi la porta e stacca il portiere, gli sgusci fra le mani, non la prende bene, insomma, qualcosa, che comunque il pallone è viscido, quindi possa, cioè può, diciamo, influire sulla parata, l'eventuale parata del portiere. Uno. Secondo, ossa, se la tiri come hai tirato vest, magari a livello di altezza, quindi semi raso terra, se non sbaglio, raso terra addirittura, magari se la pigli bene, ci stacca il pallone e sgusci, quindi ancora meglio. E poi comunque di potenza, questa è una cosa valida a metà, perché se la tiri forte di potenza è inutile. Se becchi la porta di potenza in sé per sé è meglio. Quindi, cioè, c'è più possibilità di far go, ecco. Quindi, io non capisco perché l'abbia voluto tirare così. Capisco perché tanta gente ha fatto, ma perché l'ha ritirato lui se l'altra volta l'ha tirato così? Capisco per metà l'eventuale scelta di farlo tirare a Maritato, perché magari dice, ok, l'altra volta ha fatto sì, si voleva rifare. Però rifatti a modo, se è successo questo. Non fa così. E quindi niente, deve stare il mio commento, durato più questo più di quell'altro, comunque sui rigori di Maritato. In quel momento ha fatto tenere così, ora che chiaramente mi scoccia parecchio, il fatto che Leone non abbia fatto gol, soprattutto su quell'azione, però ora che sono un po' più calmo posso dire la mia su ciò. E poi niente, parlando sulla cosa di prima, ho detto la prestazione, i rigori, bla bla bla. E poi l'ultima cosa per finire il video, perché comunque diciamo che di per sé nella partita non è che ci siano state grandissime cose. Se si va a vedere, lasciando star fatto, perché sinceramente a differenza di quando, ma penso chiunque, di quando le guarda in televisione, che magari lì, soprattutto, anzi, io personalmente, esclusivamente quando sono in trasferta, guardo le partite di Livorno in televisione, comunque sul PC. Diciamo che oggi che ho fatto la trasferta a Lucca, magari posso essermene reso conto della prestazione al 100% di Livorno, non ha giocato perché magari ero preso, tra virgolette, a divertirmi. Quindi magari io personalmente non mi sono accorto di determinate cose. Però dal mio punto di vista è stata, sotto certi punti di vista, una partita un po' noiosetta, ecco, perché magari soprattutto qui mi riferisco a tutte e due le squadre, magari anche anzi anche il fattore campo ha influito e magari le due squadre non hanno potuto rendere al 100% o comunque di più di quello che si è visto. Quindi, sotto certi punti di vista, magari è stata una partita forse un po' noiosetta, un pochino. Poi, a sprazzi, è successo anche qualcosa. Però, di per sé, facendo un commento, un riassunto molto molto breve della partita, direi che non è stata una grandissima partita e quindi di conseguenza io personalmente non ho così tantissimo da commentare, ecco. Quindi cerco di prendere le parti e dire ciò, quindi prestazione, rigore di Maritato. E come ultima cosa, volevo parlare del, anzi come ultima, penultima cosa, volevo parlare delle new entry, ecco, perché alla fine comunque questa settimana sono stati partenze, tra virgolette, anzi tra virgolette, sì, no, in realtà ce n'è stata una importante, partenze e arrivi. E quanto riguarda partenza, beh, come sapete, credo, è andato via Jelinic, anche lì scelta dubbia, capibile, però secondo me non giusta. Non mi ci sto a soffermare perché vado a fare argomento e già forse il video dura troppo, il video, la registrazione dura troppo. E parlando invece dell'arrivi, che fra l'altro oggi hanno giocato più o meno tutti, nel senso, sì, hanno giocato tutti, ma Khalil ha giocato poco. Diciamo che almeno oggi, secondo me, anche loro prestazioni sufficienti. Parlando magari, forse l'unico, tracciando Khalil, perché comunque non li vuole dare un voto, perché è entrato poi, non ha fatto niente, non ha avuto nemmeno occasioni. Una che magari si poteva fare meglio, ma era difficile. Volevo parlare di Benassi, che non ha fatto, ripeto, ha fatto una partita semmai sufficiente, però l'unica cosa che ciò da ridire su di lui è che a volte si è fatto, diciamo, trovare, tra virgolette, impreparato, quando magari si doveva, cioè si doveva, anzi, lo marcava lui, se non sbaglio, quando chiaramente andava nella sua zona, quando marcava il memmellone lì in alto, il 10 loro, che comunque se non è un buon giocatore, magari a volte si è fatto sorprendere, ecco. Però per il resto non ha difeso male. Ecco, poteva magari in determinate situazioni far meglio, però ripeto, prestazioni sufficienti.
Detto questo, arriva l'ultima cosa. Quindi comunque posso, almeno per oggi, parentesi sul discorso di prima, posso ritenermi abbastanza soddisfatto degli acquisti. Ecco, anche Gali, che è giovane, se non si è comportato male. Ultima cosa, che ormai sta diventando una consuetudine, dato che per ora mi tocco coglioni, è importante vedere i risultati delle altre su. Col pareggio di oggi, purtroppo, siamo tornati quarti. Siamo a un punto della Cremonese, che anche lei è scesa, è andata da terza. Quindi, noi se non sbaglio, 46, Cremonese 47. E poi secondo c'è andata l'Arezzo, che oggi rivincendo, perché mi pare ha vinto anche la scorsa settimana, addirittura stavolta ci ha sorpassato. E c'è da stare attenti all'Arezzo, questa cosa non lo dico da ora, cioè lo dico ora, ma in realtà non la sto pensando adesso, ma è da qualche giornata che penso questa cosa qua, perché è una squadra veramente molto buona, di qualità e è veramente in forma. Infatti, almeno dal punto di vista dei risultati, questo si vede. Poi, purtroppo, è cosa che non ci voleva, Alessandro Rivinti. Quindi, sì, io rimango come sempre finché la matematica c'è, fiducioso, però con la vittoria di oggi Alessandro allunga parlando per noi. Quindi, l'eventuale, ripeto, primo posto. Si allontana, ecco. Quindi questo è quanto. Ultima cosa da dire, che secondo una cosina che c'è da, vabbè, l'addio, avevo detto che l'ultima era la classifica, brutalmente, mentre parlavo, i tornati scorsi, partenze e arrivi, diciamo che ho, e la prestazione, diciamo che oggi, secondo me, un giocatore che si è, di cui si è sentita la mancanza, è Standard, l'assenza, non mancanza, sembra un po' troppo, è Cellini, perché oggi sinceramente in attacco, ripeto, possono essere tutte le osse, in primis è fattore, cioè fattore campo, il discorso terreno, però secondo me oggi in attacco si è fatto comunque poco, questo va detto, non è stata una prestazione sufficiente in attacco, sarà per motivi mi pare, però non so se magari con Cellini le cose potevano essere diverse, forse magari addirittura peggio, perché essendo piccino magari poteva reggere meno il campo, non lo so, però io personalmente ho sentito un po' di mancanza sua in attacco, ho sentito la sua assenza. Vabbè, chiusa questa parentesi che ho voluto aggiungere, anzi questa aggiunta, arrivo alle conclusioni. Niente, vi saluto e speriamo che già la prossima partita possiamo, lo dico, mi tocco la palla, è toccato vedere anche voi, tornare alla vittoria, che sinceramente serve. Via, vi saluto. Ciao a tutti.